Mi chiamo Robin Sayed Anwar, per gli amici Robin, e compio 37 anni il prossimo ottobre. Sono nato a Roma, cresciuto in un quartiere nella periferia est di Roma, quale Borgata Tor Sapienza, dove vivo tuttora. Per 17 anni sono in navita crociera come cuoco. Robin è pronto per la griega. Sto ritardando, un secondo è pronto. E attualmente ho un figlio di 6 anni, e mi ha fatto ritornare sulla terraferma. E al momento sto lavorando in un ristorante che si chiama Livello 13 e si trova a Frascati. Oh, ciao Ale. Oh, ma a quest'ora si arriva? Lo so, perdonami, Dai, ancora dai, l'ho fatto su, che siamo in pieni di ritardo. Grazie, prenotati, dai. scusami. Oh, certo, Cipo, ma tu c'ha ragione Alessio, c'è sempre in ritardo. Lo so, ancora è impossibile adesso, ma la cambiamo. Buonasera ragazzi. Il mio grande sogno sarebbe di avere un ristorante tutto mio. Il mio tempo libero lo occupo con il calcio. Attualmente sono preparatore dei portieri presso la squadra del mio quartiere, la Borgata di Tor Sapienza. Andrai adesso. Vai, presa, Italia. Andrai, sinistro. Vai, veloce, porta, 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 porta. Bravissimo. Io provengo da una famiglia mista, dove mia mamma viene italiana, che purtroppo è venuta a mancare al momento della mia nascita, e mio padre è un emigrato egiziano. Da giovane non è stato facile per niente relazionarmi con i ragazzi italiani, i ragazzi cristiani soprattutto. A scuola venivo bullizzato sia per il mio colore della pelle, sia dalla religione che professavo e che professo tuttora. E è stato veramente difficile, mi sentivo quasi un emarginato e nessuno faceva qualcosa per non farmi sentire a disagio e quello mi ha fatto tanto male nella mia gioventù. Ok, adesso andiamo a toccare un argomento un po' particolare. Secondo me ogni tipo di estremismo è sbagliato. Sì, il messaggio che vorrei dare ai ragazzi musulmani in Italia e quello con cui crescerò mio figlio è di non fermatevi, ragazzi. Anche se qualcuno vi fa sentire diversi, voi non siete diversi a nessuno. Dovete credere in voi stessi e farcela per voi stessi e per le vostre tradizioni e famiglie e credere nei vostri sogni. Noi come società dovremmo informare, aprire a tutti, a tutte le persone, l'uguaglianza, dare un'informazione di uguaglianza a tutte quelle persone che hanno deciso di dedicare la loro vita a questi gruppi estremisti. Io, sempre dal mio punto di vista, gli dico di trovare altro, che la vita è bella, che la vita è piena di cose. Non andate in questi gruppi, fate solo il gioco dei burattinai, fate solo il gioco di chi strumentalizza le persone.